Torna l'Out Festival per una stagione ricca di appuntamenti, tanti temi che verranno trattati dagli autori, la politica, la tecnologia, la filosofia, la narrativa, la poesia, la storia italiana e del Molise. Gli eventi hanno come sempre il duplice obiettivo di portare gli autori alla scoperta del Molise e quello di valorizzare il territorio e le sue bellezze. Le location di questa edizione sono il bellissimo Chiostro di Santa Chiara e il Teatro Fulvio di Guglionesi, Palazzo Onorante a Campomarino, il Trabucco di Termoli, la piazzetta della Chiesa del Carmine a Porto Cannone. Nel mese di luglio la giornalista curatrice del festival Valentina Fauzia, che ha presentato l'iniziativa, dialogherà in quattro diversi appuntamenti con Andrea Calabretta, poi con Antonio Andriani, Mauro Mazze e Giovanni Mancinone. Ad agosto sarà la volta di Simonetta Tassinari, Roberto Dalimonte, Giorgio Paglione e Laura D'Angelo e Adele Fraracci. A settembre protagonista Francesca Paci parlerà del reportage in Ucraina. Di politica parlerà Ettore Maria Colombo. Gli ultimi due appuntamenti il 10 ottobre con Guido Scorza e il 4 dicembre di nuovo con Andrea Calabretta, che si dedicherà ai bambini. Tutti gli eventi, come sempre, sono gratuiti e per quelli che si terranno sul Trabucco di Termoli sarà necessaria la prenotazione. Avremo tanti temi, come sempre, nello spazio dell'autorialità daremo spazio al giornalismo, la politica, la filosofia, la poesia, la narrativa e ci saranno anche eventi dedicati ai bambini. Tante novità quest'anno, le più importanti, questa bellissima location, il Trabucco di Termoli, un luogo di identità e di cultura e soprattutto di promozione turistica, e la collaborazione con l'Ordine dei giornalisti che accredita il festival come evento formativo per tutta la nostra categoria. Abbiamo mandato le schede a Roma, ci saranno approvate, noi siamo vicini alle iniziative legate non soltanto alla cultura in senso stretto, ma anche agli stimoli che possono esercitare i giornalisti scrivendo e approfondendo tematiche riguardanti anche il sociale, il territorio, i libri, gli approfondimenti di varia natura. Quindi questo appuntamento per noi del 2022 dopo la pandemia è fondamentale.